dinanzi a un presente tanto inquietante, al proliferare di conflitti in tante parti del mondo, a una guerra che di nuovo insanguina l'Europa, si sarebbe indotti a pensare che l'umanità non sia in grado di imparare dai propri errori, che si sia smarrita quella memoria collettiva che dovrebbe guidare e dovrebbe impedire di commettere gli stessi tragici errori. Si tratta di un impegno che invoca il contributo di ciascuno affinché il grido della pace si diffonda con sempre nuova forza. La pace è responsabilità soprattutto dei governi, ma è affidata anche alle mani di ogni persona, alle mani di tutti. La pace non è soltanto assenza di guerra, è rinuncia alla violenza e alla pretesa di dominio sugli altri. La pace è una costruzione che impegna tutti e ciascuno, ogni giorno, in ogni luogo, a cominciare da quello in cui si vive. La pace ci riguarda e ci sfida a essere coerenti nella vita quotidiana con i suoi valori profondi. La pace è strettamente legata all'amicizia, alla giustizia, alla solidarietà, all'integrazione, alla legalità, al rispetto dei diritti di ogni persona. Siate testimoni di questa speranza. Non serbatela per voi, comunicatela e condividetela. In questo modo potrete essere una grande forza di pace e di convivenza serena e costruttiva, che aiuterà a crescere l'Italia e l'intera Europa e potrà diffondersi nel mondo.